partita. Secondo me è un bel spot per il calcio femminile. Oltre ad averla giocata bene sia noi che loro, è stata una partita intensa, combattuta, una vera partita, e questo ci gratifica alla fine di questo risultato, anche se devo ammettere che noi il primo tempo abbiamo fatto molto bene, mentre il secondo tempo hanno fatto meglio loro. Quindi il risultato di parità magari era il più giusto, però ci portiamo a casa questa vittoria che ci permette di arrivare a 32 punti. Dobbiamo continuare su questa strada, perché tenere motivate le ragazze in questo momento dopo aver raggiunto l'obiettivo sicuramente non è facile, ma loro si stanno allenando con grande dedizione e grande voglia di continuare in questo percorso di crescita, e questo è molto positivo. Ma credo come giusto che sia, dobbiamo continuare, ripeto, in questo percorso che abbiamo iniziato in grossa difficoltà, dove mai nessuno ci ha regalato niente. Quello che ci siamo presi ce lo siamo sempre conquistati con i denti, e questo deve essere lo spirito che deve portarci fino alla fine del campionato e poi ripartire il prossimo anno con questa voglia, ecco. Vale sia a livello di campo, ti dà sempre una grossa mano, ma soprattutto anche a livello esterno, perché è una ragazza che lavora sodo, anche lei è sempre sul pezzo, e questa doppietta la gratifica di questo grande lavoro che fa sia a livello di campo che a livello esterno. Io ho ancora un anno di contratto, mi devo trovare con Giovanni Carnevali per parlare un po', logicamente. Dobbiamo alzare l'asticella, perché quest'anno sappiamo che quando abbiamo cambiato tanto abbiamo fatto molta fatica. Logicamente serviranno delle giocatrici che ci possono dare una mano. Di sicuro, se le troveremo, sicuramente sarà un vantaggio per noi. Se non le troveremo, continueremo a lavorare con quelle che abbiamo, e logicamente però qualcosa deve arrivare, perché qualche ragazza so che ha qualche richiesta, come giusto che sia, perché è normale dopo un campionato, soprattutto dopo le ultime 8 partite dove ci sono state fatte 7 vittorie, qualcuna è spiccato, nel senso ha avuto questa possibilità di farsi vedere, quindi avranno sicuramente delle richieste, però noi faremo il possibile per rimanere, per farle rimanere. Per quanto riguarda il mio futuro, questo non lo so, vediamo. Sicuramente se c'è una squadra importante ne parlerò con Giovanni Carnevali di quella cosa qua, ma in questo momento siamo concentrate a finire il campionato. È stato un po' un messaggio premonitore, non so, è sempre bello avere il supporto da parte di chi oggi magari non era in campo, ma da parte di tutte le compagne, e questo è quello che ti fa sentire più ripagata, la fiducia da parte di tutte, del gruppo. Ma in realtà la soddisfazione maggiore è quella della vittoria, come sempre penso che venga prima il gruppo e la squadra. Ovviamente è una soddisfazione grande, soprattutto perché uno dei due gol lo desideravo, e una grande, grande gioia. È stato molto istintivo, ho visto la palla arrivare e mi sono coordinata, è entrata, quindi non so, aspettato, inaspettato, però sicuramente desiderato. È stata un'emozione in primis per me, e probabilmente l'ho trasmessa a tutti, non so. Credo che la bravura delle giocatrici debba essere proprio quella di farsi trovare pronte in qualsiasi momento della stagione, quando si viene chiamati in causa dal primo minuto, quando si viene chiamati in causa ad un minuto dalla fine. Quindi quello che ho cercato di fare fino a questo momento è di tenere alta la concentrazione, la soglia dell'attenzione e l'impegno, e probabilmente è questo che mi ha portato a dare un qualcosa, un contributo alla squadra.